Buonasera a tutti, ben arrivati, grazie di essere qui. Oggi è il giorno 0, domani sarà il giorno 1 del Giro E 2021. Terza edizione, sarebbe la quarta perché c'è stata un'edizione numero 0 2018 sperimentale, di questo evento unico al mondo. Questo è l'unico grande giro a livello mondiale che si disputa con le bici a pedalata assistita, chiamate elettriche, ma come sapete non sono elettriche, sono a pedalata assistita. È un evento che, nonostante il Covid che l'anno scorso ha creato problemi a tutto il mondo e anche a RCS Sport che l'ha organizzato, ha sempre trovato il suo spazio, ha sempre trovato il traguardo. Quest'anno siamo tornati alla risposta da parte delle aziende, da parte del mondo della bici che c'era nel 2019, con un trend che è in crescita, e significa che questo evento è un evento che funziona e che ha colpito nel segno. Ora io chiamo a cominciare a parlare con noi di questo evento i primi nostri ospiti. Allora, l'inventore del Giro E, che è Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sport. Accomodati dove vuoi, non sei padrone di casa perché siamo a casa della famiglia Farinetti, ma sei l'inventore del gruppo. In secondo luogo chiamo il dottor Augusto Raggi, responsabile di Enelix Italia. E poi Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Elit. Elit ed Enelix sono i partner grazie ai quali Giro E quest'anno andrà in scena. Infine il dottor Luca Lucà, che è amministratore delegato di Toyota Italia. Dunque Paolo, raccontaci qualcosa del Giro E, una battuta su come ti è venuta questa idea, però ricadendo subito il 2021. Beh, allora, l'idea è venuta perché credo che la Bike Economy, cioè l'industria della bicicletta, è un'industria che è in grandissima crescita. Le biciclette pedalate assistite, che sono biciclette assolutamente vere, come dicevi tu prima, se non pedali non muori. E poi avevamo questo grande partner che ci ha seguito da ormai tanti anni, che è Enel, insieme ad Enelix, con l'obiettivo che avevamo di fare un evento a emissioni 0-12, quindi cercando di mettere, diciamo, dare un segnale molto forte di sostenibilità. Nel frattempo abbiamo avuto la peggiore pandemia di due secoli, abbiamo dovuto l'anno scorso costruire un Giro d'Italia in un periodo molto difficile, abbiamo comunque fatto il Giro E anche l'anno scorso, seppur in forma ridotta, perché a un certo punto abbiamo dovuto interrompere perché i contagi e erano cominciate le colorazioni, quindi eravamo nella fase rossa. E quest'anno per noi è importantissimo essere qui oggi seduti. Devo dire che vi chiederei di stare il più lontani possibile, più distanziati possibile, perché non sono ancora abituato io, ma per evitare proprio di cominciare male proprio il primo giorno. È un primo ritorno alla normalità. Io non credo che non faccio una conferenza stampa in presenza di queste persone da qualche mese ormai. Credo che questa sia una grossa opportunità in una città, in un luogo come questo. Qui siamo venuti perché grazie all'amico, alla famiglia Farinetti, agli amici, perché sia Francesco che Oscar sono amici e ci hanno ospitato in questo posto, che è in qualche modo qui, e quindi rappresenta un po' la sostenibilità, un blocco molto importante di sostenibilità a Torino. E quindi ci piaceva questa partenza. E ci piaceva anche partire proprio da Torino, che è una città che ha investito molto in tutto quello che riguarda le smart city, quindi una delle città più importanti, una delle smart city, e anche e soprattutto perché, e ringrazio l'assessore Rita che è qui presente, abbiamo avuto delle lunghe riunioni alle 7:30 del mattino, alle 8 del mattino, per imp-
postare il Giro d'Italia, per impostare la grande partenza, per l'arrivo e il ritorno, e il pensare di fare il Giro E qui a Torino solo ed esclusivamente sul pezzo della cronometro ci sembrava una diminuzione, e quindi facciamo quel giro perché domani il giro sarà non lunghissimo ma un bel giro sulla collina, se lo spero. Quindi si vede uno di quei pezzi della collina che sono sostanziali per i pedalatori torinesi. Quindi questo per me il giro è una grande festa, è una grande opportunità per tante persone, perché abbiamo tante persone, siamo a 9 team con 6 persone per team che cambieranno più o meno ogni giorno. Tante persone di vivere l'esperienza del Giro d'Italia, di viverla poco prima che arrivino i campioni, di viverla sulle strade del Giro d'Italia e di avere un'area ospitale. Quindi per me era un obiettivo di esperienziale, quindi di mettere insieme, far vivere ai nostri clienti e ai nostri partner delle esperienze uniche, e questo credo che sia un'esperienza unica. Io personalmente ho pedalato in qualche tappa. L'anno scorso sull'Etna ho fatto una fatica bestiale, nonostante la pedalata assistita, e infatti pensavo che la batteria fosse scarica già dopo i primi chilometri. E quindi niente, credo che abbiamo obiettivamente, e concludo, dei grandi partner. Abbiamo un partner che è Nelix, che ci ha seguito dal primo giorno, che è per la mobilità e per tutto quello che riguarda sostenibilità, è sicuramente un'azienda super all'avanguardia. Abbiamo Enit, e perché c'è questo connubio molto forte, sono due campioni del nostro paese, e perché crediamo, Gianni Bastianelli è un grande appassionato di ciclismo e mi sciolina tutte le volte tutte le statistiche possibili immaginabili su tutte le corse ciclistiche. Però credo che fosse importante Enit perché credo che questo possa essere una nuova frontiera per il turismo in Italia, e quindi la bicicletta, il cicloturismo e la bicicletta sostenibile come la pedalata assistita possono garantire a tutti i turisti che vogliono venire a divertirsi in Italia, vivere delle esperienze uniche, una condizione incredibile. Ringrazio gli amici di Toyota che ci seguono, e qui siamo sempre sulla sostenibilità, quindi ci seguono totalmente, non solo sul Giro d'Italia, ma con un progetto specifico, e quindi qui c'è veramente tutte le migliori competenze e le migliori condizioni. Un grazie per i vostri interventi, e veramente concludo, lo faccio a voi, cioè a quelli che, ai capitani, ai partecipanti, alle squadre, a tutti quelli che pedalerete in questo Giro d'Italia, in questo Giro E. E quindi grazie e buon Giro E a tutti. Grazie a nome dei partecipanti. Prima di addentrarci nel Giro E, perché la cosa bella del Giro E è che il Giro E è tante cose, vediamo un video che vi fa capire per immagini che cosa è il Giro E, con le più belle immagini dell'anno scorso. Ecco, qui avete visto l'aspetto più eclatante, se vogliamo, del Giro E. Il Giro E è una e-bike experience, è un'esperienza. I partecipanti vivono le emozioni e i momenti della giornata dei professionisti. Tra l'altro realizzando un'impresa che nel complesso è straordinaria, perché il totale del Giro E in 21 tappe per la prima volta, tra l'altro saranno esattamente quelle del Giro dei professionisti,
percorre 1500 km, che divisi per le tappe sono circa 73 km per tappa, scalando 25.500 metri di dislivello positivo, tre volte l'Everest, poco meno. I professionisti ne fanno 47.000. con delle situazioni che sono la tappa dello zoncolante, sono 2700 metri, cioè sono delle prestazioni che o sono riservate o a professionisti o ad amatori che vivono in sella. Invece il bello, l'aspetto geniale, straordinario del Giro è che consente a una persona normalmente allenata di vivere queste emozioni. Ma naturalmente, come è già stato anticipato, il Giro E non è soltanto questo, è tante cose. L'aspetto della sostenibilità è chiaro, cioè il Giro E è una fiera del mondo elettrico, è il biglietto da visita di un mondo, del mondo che dovrà essere, cioè un mondo in cui ci vede tutti più consapevoli e più capaci di consumare meno e di consumare giusto. A questo proposito abbiamo Enelix, che è un player importantissimo in Italia perché ha una rete distributiva di elettricità che è la chiave del successo in questa operazione. Ecco, voi avete, se non sbaglio, 12.000 tra l'altro colonnine fatte poco quest'anno, no? Avete raggiunto. Per quanto riguarda il Giro ci sono delle situazioni molto interessanti, perché sono quattro le città di tappa che sono già servite delle colonnine, tra cui tanto Torino, ed è una situazione in continua evoluzione. Sì, allora innanzitutto buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Prima di parlare della questione di mobilità elettrica, che è assolutamente centrale per noi, per Enelix, volevo ringraziare tutti voi, volevo ringraziare Paolo dell'organizzazione e volevo partire da due aspetti. Il primo è emozionale. Il Giro E è quello che si dice là, è fun, è divertimento. E vorrei, proprio dopo tanta pandemia, dopo tante chiusure, è veramente in maniera responsabile, dobbiamo divertirci, quindi è bello ricominciare a divertirci. Il Giro E è una manifestazione di challenge, di sfida, però anche di tantissimo divertimento, perché è molto bello il video, perché lo fa capire. Poi io devo dire, grazie a Francesco Panivetti, che ho visto prima, grazie Francesco, io nella mia ultima conferenza stampa, o diciamo l'evento più che altro dal vivo, in presenza, l'ho fatto proprio qui. Quando abbiamo aperto, mi permetto di dire, abbiamo inaugurato Grippi. È stata per noi un'emozione di Enelix molto, molto forte, perché l'essere partner del gruppo Farinetti è per noi vanto, è un motivo di vanto, un motivo di grandissima programmazione in quello che si fa, perché abbiamo messo proprio 250 metri da qua 22 colonnine di ricarica, quindi vengo un po' al dunque. Perché è importante per noi il Giro E? Prima di parlare anche qui della parte mobilità elettrica, è perché incarna le emozioni, i valori del Giro, incarna le emozioni e i valori dello sport ed è anche del territorio. E noi sul territorio vogliamo da lì ripartire. Ripartire con che cosa? Con 12.500 colonnine di ricarica, perché noi crediamo fortemente che la decarbonizzazione, la mobilità elettrica, l'elettrificazione dei consumi sia al centro delle prossime stagioni, diciamo così. Perché? Perché dà convenienza, dà sostenibilità all'ambiente e dà anche qualità di vita. Quindi da questo punto di vista Enel ha creato una rete, Enelix ha creato una rete di 12.500 punti di ricarica, 200 soltanto a Torino, se stiamo consolidando altre posizioni. E la cosa bella, che c'è una da pensare insieme anche a Paolo, è perché nelle 21 tappe, alla partenza e all'arrivo, dove noi andiamo a insistere sul territorio, non insieme alle amministrazioni locali, che è molto importante le amministrazioni locali, per le autorizzazioni, non ci impegniamo a creare una rete, quindi delle colonnine in ogni tappa del Giro. E così stiamo facendo. Questa è il nostro, diciamo, la nostra sfida, mettiamola così, oltre ad altre sfide che abbiamo. Però ci piaceva essere veramente protagonisti di questo Giro da questo punto di vista anche, e lasciare soprattutto nel territorio, per i cittadini, per i clienti, ecco, prima sono cittadini, un'esperienza della mobilità elettrica, l'ha detto prima lei, che è un'esperienza che dà valore al territorio, dà valore alla qualità della vita delle persone. Quindi ci fa veramente piacere essere qui oggi e ci farà piacere essere protagonisti insieme a tutti voi nelle 21 tappe del Giro. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Paolo.
Noi abbiamo anche un contributo video che vi mostriamo di Enel. X. Ogni momento è un'opportunità per vivere, migliorare, innovare. Cambia il tuo punto di vista. Questo è solo l'inizio. Affronta le sfide di ogni giorno sotto una nuova luce. Per vivere in città più sicure e smart. Cambia il tuo modo di muoverti. Per continuare il viaggio verso un futuro pulito e sostenibile. Adotta soluzioni smart. Per portare flessibilità, innovazione e resilienza al tuo business. Dai valore alle tue scelte. Per soddisfare un'esigenza in modo semplice e sicuro. Scopri uno stile di vita tutto nuovo. Per vivere in nuovi spazi di tecnologia e benessere. Sappiamo che ogni momento è quello giusto. We make opportunities happen. Cambiamento di mentalità, cambiamento di abitudini. L'elettricità ci consente di fare questo. E le e-bike, bici appena avete assistita, nel 2020 hanno avuto un incremento incredibile nelle vendite. In 5 anni abbiamo quintuplicato, se passate da 50 a 280.000 bici elettriche vendute, quindi un risultato clamoroso. Queste bici elettriche servono, tra l'altro, per andare, per fare turismo, per andare in vacanza. Questo è stato possiamo dire un'innovazione che è nata dal Nord Italia, dal Trentino, nelle Dolomiti, e adesso si sta diffondendo. Qui abbiamo Giovanni Bastianelli, editor Agenzia Nazionale del Turismo, che ha creduto in questo evento moltissimo e ancora lo fa, che misura ciò che avviene sul territorio, ciò che avviene nel mondo del turismo. La bici elettrica ha aiutato, aiuta il turismo. Sì, intanto grazie, ormai insomma, per noi è un onore, ma per me essere qui insieme al Sesso Sport, al Giro d'Italia e a tutti voi, e anche essere qui in Italy, perché noi in Italy naturalmente lo usiamo moltissimo in tutto il mondo, nei nostri eventi, in ogni città, e adesso faremo anche a Londra, lo sentite qui, che avete aperto anche a Londra, faremo anche a Londra le cose insieme. Abbiamo fatto tante altre cose qua, insomma. Ma a parte questo, intanto per noi questo è il terzo anno, la viviamo con gioia, come si è visto dai filmati, ma con tanto impegno e anche responsabilità. Per questo punto, per noi, anche nel nostro piano triennale e annuale, la sostenibilità è al punto numero uno della promozione del turismo italiano. Quello che una volta era una scelta di una destinazione, se essere sostenibile o no, adesso è un obbligo, perché se non sei sostenibile non vai da nessuna parte. Questo della bicicletta, insieme a questo concetto, fa parte di quel benessere psicofisico che i turisti maturi hanno nello scegliere la propria vacanza. Il 60% dei turisti che vengono in Italia e che vogliono fare sport si portano dietro la bicicletta o usano la bicicletta. Bicicletta elettrica è stato un moltiplicatore per l'economia turistica, perché quello che prima riusciva a fare solo uno della famiglia allenato, cioè arrivare in vetta a un monte, assaporare e vedere il panorama, adesso parlare l'aria che ti viene addosso, respirare quell'aria lì, anche l'orgoglio di arrivare a quella vetta, adesso lo possono fare in tanti, nella famiglia e tutta la famiglia. Questo perciò ha moltiplicato, oltre che moltiplicare il fatturato dei produttori di biciclette e anche fare nascere tante nuove imprese come quelli che noleggiano le biciclette elettriche. Per il turismo questo è fondamentale. Per noi il Giro d'Italia, e con Paolo ne abbiamo parlato tanto in questi anni, è la vetrina, è la cartolina e la vetrina dell'Italia, e quest'anno ancora più importante, perché l'anno adesso dobbiamo ripartire, no? Siamo fermi da più di un anno ormai, un anno e mezzo, sono tantissimi mesi, e la ripartenza sembra più vicina adesso. Però la particolarità di questa ripartenza, come è stato quello del blocco, è che tutti i paesi del mondo ripartiranno insieme, quindi dobbiamo essere bravissimi
a essere competitivi. L'esigenza da parte dei turisti di vivere una vacanza nuova legata alla sostenibilità e la natura era già viva, nel senso che anche negli ultimi anni, fino al 2019, che voi sapete è stato l'anno record per l'Italia, ma l'Italia era in crescita negli ultimi 3 anni molto più di qualsiasi altro paese, anche se qualche paese aveva avuto delle battute di arresto improvvise, per esempio la Spagna. Noi siamo sempre cresciuti, nel 2019 eravamo al top, ma perché? Non per merito dei singoli, certo, un po' il merito di tutti, ma soprattutto perché quello che si può fare in Italia incrocia perfettamente quelle che sono le esigenze dei turisti. Sono sempre i turisti che decidono cosa vogliono, non è mai la destinazione che impone un modello. L'Italia sembra fatta apposta per poter ripartire bene e con i concetti nuovi e con i cambiamenti che saranno nati all'interno di tutti i cittadini, perciò anche dei turisti, cioè un bisogno di vivere in maniera più forte, diciamo, quello che è mancato di più in questi mesi. E perciò è inutile che vi dica quale, perché detto che noi, ognuno di noi lo sa che cosa è mancato. E allora noi siamo qui con tanto orgoglio, anche, ci siamo qui anche per divertirci, no? Perché poi quando siamo qua noi facciamo tutti anche un altro lavoro e quindi dobbiamo lavorare 2 volte, e quello che non riusciamo a fare durante la giornata della corsa poi lo facciamo la sera o quando andiamo a casa la notte. Credo, però è un momento veramente di grande orgoglio, sono qui con noi siamo solo con i dipendenti della nostra struttura, perciò che fanno anche loro un lavoro aggiuntivo rispetto a quello normale. Siamo qui quest'anno, e qui chiudo, con un'esperienza nuova che è quella della web radio che abbiamo inaugurato qualche giorno fa. È una web radio che si basa sul fatto che noi abbiamo 28 sedi all'estero, in 23 paesi, parliamo 14 lingue, ed è il modo migliore attraverso la musica italiana, il racconto per descrivere l'Italia e per far voglia a chi ci ascolta di venire in Italia. Noi siamo qua e faremo in diretta dal Giro e racconteremo, diciamo, i personaggi che ci sono e quello che succede durante la corsa, anche durante, vuol dire, durante la corsa, perché l'importante non è avere tante cose belle nel nostro paese, perché se non si raccontano è inutile averle. Invece l'importante è il racconto. Secondo me, secondo noi, il Giro d'Italia è il racconto più bello dell'Italia che si possa fare oggi. Il Giro d'Italia e il Giro E sono una narrazione del territorio, del Made in Italy, delle bellezze di questo paese che è unico al mondo. Abbiamo un video di Edith e lo mostriamo. Cosa rende un paese straordinario? I suoi monumenti, la sua arte, le sue città specchio della sua storia. L'Italia è piena di bellezza, la possiamo ammirare e possiamo immergerci, ma forse niente la racconta meglio dei suoi profumi e dei suoi sapori, perché l'italianità si scopre veramente solo quando la vivi per intero, sfiora la memoria e i sensi, diventa quasi tangibile in un bicchiere di prosecco immersi tra le colline o in una pizza sfornata all'ombra del Vesuvio. L'odore e i gusti ci riportano nei luoghi in cui sono stati creati e di cui ne difendono fiero il nome e l'appartenenza. Ci raccontano il legame più intimo tra il mondo, i territori incantati e le città maestose. Sono il sapere guardiano della nostra storia. Sono le eredità di tradizioni secolari che rivivono incastonate dentro antichi gesti sapienti nelle mani di nuove generazioni. Ci dicono chi siamo oggi, mentre ci sussurrano del futuro che ben costruito dentro il nostro ritorno porta con sé la nostra arte più grande, l'arte del vivere. E non c'è valore più importante da proteggere, né merce migliore da esportare. Nella vita il coraggio conta, ma ci vuole anche lungimiranza, cioè ci vuole una base in quello che si sogna. Toyota è stato il produttore che per primo ha creduto in un nuovo modo di concepire la mobilità e ha 20 anni fa ha lanciato per primo una vettura ibrida, la Prius.
Ora questo non basta più, il fatto di essere stati primi, il fatto che ci siano molte vetture elettriche anche di altre marche non basta più, infatti la loro nuova campagna è quella andiamo oltre lo zero, andiamo oltre le zero emissioni, andiamo oltre questo risultato, andiamo verso il futuro. Allora lo chiediamo al Ministero delegato di Toyota d'Italia, qual è il punto, dove vogliamo arrivare, dove volete, ma vogliamo arrivare. Allora innanzitutto ben trovati, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti. Per me è un'emozione già essere qua, devo dire che c'è un livello di entusiasmo che è incredibilmente contagioso, questo era unico. È la mia prima volta, ho preso il testimone della Toyota in Italia dal primo gennaio di quest'anno. E la prima cosa che mi hanno detto, siamo partner, mobility partner del Giro d'Italia, c'è cioè il Giro E, insomma, mi hanno detto, e facevo fatica all'inizio a capire, ok, va bene, benissimo. Poi quando ho capito i valori che ci sono dietro questa iniziativa, questa attività, ho trovato che c'era una corrispondenza incredibile tra i nostri valori come azienda e i valori del giro e dello sport in generale. Ci sono, per quelli che conoscono un po' la filosofia Toyota, c'è tre degli elementi che costituiscono la cultura dell'azienda, sono il challenge, il kaizen e il teamwork. No? Allora quando penso a queste tre parole penso al giro, il lavoro di squadra, lo sfidare se stessi, quindi andare a cercare e realizzare nuovi obiettivi, ma anche sfidare se stesso, quindi il kaizen, migliorare continuamente se stesso. Per me c'è un match pazzesco fra l'idea che abbiamo noi del futuro e l'idea che lo sport e il giro portano in giro per l'Italia. Ora, noi siamo mobility partner, noi abbiamo ovviamente crediamo fortemente in una mobilità sostenibile. La bicicletta e la bicicletta elettrica sono per definizione la quintessenza della mobilità sostenibile, questo è un dato di fatto. Quindi quanto più non ci possiamo avvicinare in questo percorso verso questa direzione, più il patrimonio italiano, l'utente potranno beneficiarla. Noi abbiamo cominciato questo percorso, come detto, più di 20 anni fa con l'ibrido, abbiamo acquisito tanta esperienza con l'elettrificazione, quindi le batterie, i motori elettrici, abbiamo più di 16 milioni tra motori e batterie elettrici in circolazione nel mondo e stiamo tendendo verso nuove soluzioni. Lanciamo adesso le nostre soluzioni a elettrico e batteria, ci lanciamo nella nostra seconda generazione della vettura a idrogeno, sono tutte per noi soluzioni elettrificate che contribuiscono in maniera concreta ad andare ad abbattere completamente le emissioni. Ecco, questo è il nostro concetto, la nostra strategia del Beyond Zero, cioè andare oltre lo zero. Non solo quindi portare le emissioni a zero e ridurle completamente, ma anche contribuire in maniera concreta alla mobilità, alle soluzioni di mobilità, al benessere degli individui, degli utenti, dei cittadini, delle città. Ecco, questo è il concetto che c'è dietro la nostra idea di Beyond Zero. Quindi siamo estremamente orgogliosi, privilegiati e contenti di essere parte di questo percorso insieme con il Giro Italia e in particolare il Giro E. Grazie. Tra l'altro lei ha usato più volte la parola concretezza, che è la parola che è alla base di tutte le collaborazioni del Giro E, ma anche del Giro d'Italia. Voi fornite una flotta di 50 vetture, tra cui l'ammiraglia del Giro E, e nell'X le colonnine alle quali queste vetture vengono ricaricate. Editor fa una promozione straordinaria invitando giornalisti, influencer da tutto il mondo da 3 anni, quindi tutti come anche gli altri partner che sono quelli del Giro. C'è una collaborazione vera, non è soltanto un fatto di comunicazione, di marketing, c'è la volontà di fare un percorso assieme ed è un percorso, come avete visto, molto bello. Quindi ora io ringrazierei moltissimo i nostri ospiti di questo stand. Paolo, tu devi rimanere qua per avere il protocollo, non è stato scritto qui sotto. E per ultimo, ma non ultimo, il direttore del Giro E, Roberto Salvador.
Sì, chiedo scusa Fabrizio. Dunque, perché? Perché qui? Perché adesso parliamo del percorso e parliamo di Torino e del Piemonte. Allora, quest'anno il Giro d'Italia parte da Torino, sono i 160 anni dell'Unità d'Italia e Torino è stata la prima capitale. Allora, già prima Paolo hai accennato qualcosa, avete voluto fortemente che fosse Torino, che fosse il Piemonte, il punto di partenza di quest'anno, no? Allora, io non voglio più intervenire perché mi sembra di aver parlato già tantissimo. Non abbiamo voluto, io ho fatto in realtà una proposta a Fabrizio un anno fa, cioè diciamo non un anno fa, eravamo nell'estate in cui correvamo le gare autunnali primaverili che erano in calendario. L'anno scorso abbiamo cambiato totalmente il calendario delle corse di ciclismo e abbiamo fatto un pensiero sul perché non proviamo a fare una grande partenza. Eravamo tutti concentrati solo sul giro, ricordo a tutti che ci sono 7 mesi tra la fine dell'ultimo giro e la partenza di questo, quindi è stata abbastanza complicata la gestione complessiva. E mi sono ritrovato a novembre con Fabrizio a parlare di questa opportunità. E devo dire che ho trovato una persona con cui abbiamo immediatamente, ci conoscevamo già, ma immediatamente abbiamo cominciato a lavorare. Ed è venuto fuori questo bellissimo sogno che per me rappresenta una cosa importante perché sono torinese, perché credo che sia una regione questa che abbia delle grandi opportunità, ma soprattutto la proposta che mi hanno fatto loro, che credo fosse una proposta molto sensata, era di aprire e chiudere, perché noi in realtà apriamo il giro, ma in qualche modo lo chiudiamo anche. Quindi secondo me ci sono tutti i migliori ingredienti per veramente una grande ripartenza e fare utilizzare Torino e il Piemonte come il punto di ripartenza per tutta l'Italia. Ecco Assessore, non ci sarà solo Torino, ci saranno 3 tappe in Piemonte, anzi poi torniamo, quindi si può dire a 5 tappe in totale, ma subito partiamo con 3 tappe bellissime perché andiamo in Monferrato, passiamo da Alba. La capacità di, questo io devo ringraziare Paolo Bellino, ma tutto lo staff di RCS, è quella di capire qual è l'esigenza dell'istituzione regionale, che è quella di voler valorizzare il territorio, soprattutto con diciamo, un sistema che, come avete detto nel panel prima, vuole raccontare. E noi il Piemonte ha paesaggi fantastici, degli angoli incredibili e solamente potendoli far vedere si possono far scoprire fuori dal nostro Piemonte, perché noi da buoni piemontesi sappiamo essere molto riservati. E questo essere riservati ci ha portato negli anni a non poter valorizzare così come dovrebbe essere tutta la nostra terra. Ecco, il Giro E invece sarà un cambio di passo di come possiamo raccontare il nostro territorio e ancora per questo dobbiamo ringraziare RCS. Vediamo una suggestione del Piemonte in un video che abbiamo a disposizione. Farà la nuova storia. Ecco, lo sport è un modo stupendo per raccontare il territorio, tra l'altro, no? E il ciclismo forse ne è anche l'esempio più efficace. Sì, lo sport è vita, lo sport è passione, noi abbiamo deciso di utilizzare anche lo sport per poterci valorizzare. E chiaramente il ciclismo, noi che conosciamo bene la lunga tradizione, ma penso non solamente al Giro d'Italia, penso al Gran Piemonte, penso a Milano-Torino, penso al passaggio dell'anno scorso, di quest'anno della Milano-Sanremo, raccontano tutte le bellezze del nostro territorio.
e la bicicletta è la cosa più vicina tra lo sport e l'asfalto, li divide solamente una catena e una ruota, e questo può permettere davvero, organizzata bene, di far sentire la passione e il sudore del ciclismo, ma anche raccontare tutto quello che c'è intorno, quello che c'è oltre i 10 metri di strada, intorno c'è qualcosa di più. E quindi io ritengo che il Giro d'Italia sia il Giro d'Italia, il Giro è, il ciclismo sia davvero la cosa più bella dell'unione tra la natura, perché poi la bicicletta è lo strumento più ecologico per potersi muovere tra la natura e l'uomo. La bicicletta fa della lentezza la sua peculiarità. Questa lentezza ti consente di vedere, di annusare, di assaporare ciò che in automobile e anche in motocicletta non vedi. Quindi parliamo di bellezza, parliamo anche di territorio. Abbiamo con noi il figlio di una persona che ha creato qualcosa di unico, cioè ha ridato il valore alla semplicità, la semplicità del cibo, la semplicità degli alimenti. Questa è una cosa molto, molto importante, che adesso nel mondo è stata sdoganata, però così non era. Assolutamente. Buonasera a tutti, grazie. Un saluto da parte di mio padre Oscar, che Roberto l'altro giorno quando mi ha detto c'era Alba Canale, ma guardate, mi fa, ma mi danno tutto, quasi quasi, cioè lui è uno di quelli che quasi quasi parte, perché una elettronica sarà Alba Canale. Vi saluto a tutti e sì. Hai parlato di lentezza, noi nasciamo, questo è in Piemonte, abbiamo parlato di eccellenza. Prima il video di Eric parlava di sapori e profumi. Una delle eccellenze del Piemonte è slow food, hai parlato di lentezza, lo slow food per noi è veramente il DNA da cui parte un progetto. E oggi siamo qua, mi ha fatto molto piacere Augusto, che è di Enix, che ha raccontato che era la seconda conferenza stampa dopo la prima all'apertura di Green Peak, che è l'altra evoluzione di quello che è Italy. Italy è... noi quando parliamo di Italy fra di noi, diciamo che Italy è un media, cioè alla fine è un medium, è un luogo dove si parla dell'Italia, è un luogo che è più fuori dall'Italia che l'Italia oggi. Oggi abbiamo 41 Italy in 16 paesi del mondo. Abbiamo appena aperto giovedì scorso Italy a Londra, 5.500 metri quadrati, appena usciti loro dalla pandemia, comunque stanno uscendo, code chilometriche, un'ora e mezza di coda per entrare da giovedì a lunedì, ci hanno preso d'assalto, tant'è che martedì abbiamo chiuso perché non avevamo più niente sugli scaffali, non ci aspettavamo, e poi abbiamo fatto riposare i nostri ragazzi. E così in America abbiamo anche un osservatorio sull'estero dove possiamo dare dei numeri non di speranza ma di vera fiducia. Vi do un numero: Los Angeles, primo quarter Italy, gennaio-marzo, più 5, non sul 2020, sul 2019, cioè si riparte. E il Giro è il più grande media per l'Italia, perché fa vedere tutta l'Italia. E il Giro è l'Italia che secondo noi deve presentarsi nel mondo. La bellezza è giusto partire da Torino, perché Piemonte, come ha ricordato l'assessore, è una delle tante regioni, naturalmente noi sono le Alba, le Langhe, e tra le regioni più importanti dal punto di vista sia di bellezza ma anche dal punto di vista agroalimentare, e deve parlare di bellezza, e il futuro della bellezza è sostenibilità. Ma bellezza e sostenibilità è con l'accento, giusto, detto benissimo prima, il futuro sarà che tutto è sostenibile, non parleremo di sostenibile perché tutto deve essere sostenibile. E così è nato Green Peak, con tantissimi partners che hanno creduto questo progetto, tanti sono qua con cui abbiamo collaborato, uno su tutti NX, con la più grande ricarica a 22 colonnine, che domani ricaricheranno le biciclette degli atleti. Io finisco ringraziando, no, Paolo, che l'ha ringraziato tutti, ma voglio ringraziare Roberto e il tuo team, perché siamo venuti qua, poi ci siamo visti con Paolo, ha detto deve partire da qua, e ha detto per forza che deve partire da qua, perché poi gli atleti qua, almeno io non sono un atleta di bicicletta, ho iniziato l'anno scorso come tanti col Covid, abbiamo un gruppo che si chiama, solo per capire tutto, gli improbabili nella nostra maglietta, siamo tutti 1,90 m sopra i 100 kg, bicicletta muscolare, ci proviamo nelle Langhe, ci proviamo a finire, però sono due tra le cose più importanti, no? Uno è la compagnia, e questa è la ripartenza, in sicurezza, e già fatto l'anno scorso ha dimostrato che si può fare, e quest'anno ancora di più, quindi questa è la grande ripartenza davvero dell'Italia. E la seconda roba importantissima che io non conoscevo è l'alimentazione.
ragazzi, questo connubio, Italy più Green Pea, l'alimentazione, le grandi eccellenze italiane, una vetrina dell'Italia bella nel mondo, e Green Pea, che è il nuovo forno della sostenibilità, che crediamo che per l'Italia, per il Piemonte, nasce il Piemonte, deve essere uno dei master su cui puntare. E allora, benvenuti atleti, ringrazio te, ringrazio il tuo team, ringrazio l'energia che ci hanno portato gli atleti oggi nel parcheggio Elettro Italy, perché vediamo gli occhi di chi parte per un progetto, ed era un po' di tempo che ognuno di noi non vedeva magari nei clienti, neanche nei team di lavoro, naturalmente l'amministratore sappiamo cosa vuol dire creare questo clima, però l'idea di avere un progetto, e bene, allora si riparte con la bellezza e con la sostenibilità grazie alle CS Girone. Grazie. Allora, prima di dare la parola per conoscere le novità del GOE 2021 al citato Roberto Salvador, guardiamo il video del percorso 2021 che parte dal Piemonte, da Torino e arriva a Milano. C'è di tutto, l'Appennino, le Alpi, le grandi città. È un bel giro. Poi, per la prima volta partiamo prima del Giro d'Italia, quindi arriveremo anche sotto il traguardo di Torino prima dei professionisti del Giro d'Italia, faremo tutte le 21 tappe, e questa è stata una sfida che abbiamo colto e gestita in poco tempo, perché appunto non abbiamo avuto tutto il tempo per preparare questo giro. Ma cogliendo le parole che ha detto prima Francesco, dell'entusiasmo, quello che abbiamo trovato qui quando ci siamo visti, abbiamo poi anche trovato in tutti i comuni dove abbiamo proposto le partenze del giro, perché hanno visto, innanzitutto tutti conoscevano già questo evento, e questo è tanto per un evento che è nato da poco, e soprattutto abbiamo trovato molto entusiasmo per i valori che trasmette il giro, di sostenibilità, di sul risparmio energetico, sul rispetto dell'ambiente, e poi soprattutto come evento proprio di rinascita, dove riportare l'entusiasmo per la popolazione, da un messaggio di rinascita. Le caratteristiche di questo giro è appunto sono le 21 tappe, faremo quindi anche per la prima volta una tappa a cronometro, nell'ultima tappa da Sesto San Giovanni a Milano. Sarà un cronometro di regolarità, non di velocità, ma comunque faremo un corso da cronometro, una partenza scaglionata, squadre come i professionisti. Per la prima volta faremo anche noi il tratto di sterrato sulla Monte Pulciano e Montalcino, per cui diciamo che diventa un GOE completo per la Giro d'Italia a tutti gli effetti. Tra l'altro, organizzare il GOE è un grande lavoro, perché il GOE ha tutte partenze dedicate, alle proprie partenze, tranne il caso di domani di Torino. Quindi c'è una costruzione di un percorso che è proprio, perché il GOE parte, deve diminuire il chilometraggio rispetto alla tappa ovviamente dei professionisti del Giro d'Italia, e quindi cerca un punto nel quale innestarsi nel percorso della tappa del giro. Trovare queste partenze è uno studio, è un lavoro, ma la cosa bella è che c'è una risposta incredibile da parte delle città, sì, del paese. Poi soprattutto, oltre diciamo città importanti, abbiamo anche piccoli comuni che hanno l'opportunità di ospitare un pezzo del giro, perché comunque il GOE fa parte del Giro d'Italia,
quando non potrebbero avere l'opportunità di ospitare una partenza, un arrivo del giro, perché sono troppo piccoli per questo. Il giro è invece diventa sostenibile da questo punto di vista e ci dà l'opportunità di scoprire, di far conoscere appunto nuove realtà dell'Italia, molto belle. Anche perché si costruisce un villaggio la mattina, ci fu 2 anni fa un'edizione in cui si partiva alle 7, alle 8, era faticosissimo, invece adesso la partenza è stata spostata, per cui anche le città di partenza si crea un villaggio in cui ci può essere un contatto con la cittadinanza. Bene, allora ringrazio... Io volevo solo dire una cosa prima di chiudere, che non solo ringrazio Roberto, ma una cosa che noi non abbiamo detto è che tutte le persone che pedaleranno, tutti gli atleti che pedaleranno il Giro, lo faranno con strada chiusa, in sicurezza e con un partner fondamentale che è il Ministero degli Interni e con tutti i motociclisti della Polizia di Stato che ci permettono e che permetteranno a tutti di vivere un'esperienza in strada chiusa in totale sicurezza. Credo che questo sia il valore aggiunto reale di tutta questa esperienza, perché poterlo vivere con strada chiusa all'interno delle chiusure delle strade anche del Giro d'Italia è un valore aggiunto decisamente molto importante. Ed è una delle cose che piace di più ai partecipanti, perché è assolutamente... Cioè, in bicicletta è il massimo. Certo, sicurezza e di nuovo un'esperienza come quella dei campioni dei corridori. Esattamente. Benissimo, grazie mille di essere stati con noi e della collaborazione che date. Allora, perché i capitani sono delle figure fondamentali? Perché sono dei tutor, sono dei compagni di avventura per chi partecipa, trasferiscono la loro esperienza, che spesso è molto lunga, perché sono ex professionisti con una carriera importante alle spalle. Un'altra delle cose belle, come vedete il Giro E ha tantissime cose belle, è che tu pedali di fianco a campioni. Abbiamo avuto Fabiana Luperini, abbiamo avuto Gianni Bugno. Pedalare accanto a un campione, avere in squadra un capitano con una carriera importante, con dei piazzamenti ai grandi giri, con le vittorie nelle classiche, è un'altra esperienza che nessun altro evento ciclistico ti offre. Allora, qui abbiamo i 9 capitani, siete tutti dei nostri 9 team, e con le maglie, tranne Tam, come mai? Sei disciplinato sempre. Ah, è la miraglia, va bene. Allora, conosciamoli, ci dite una battuta ognuno, perché dopo c'è una sorpresa. Allora, cominciamo da destra, con Amedeo Tabini. Buon pomeriggio, sono Amedeo Tabini e niente, sono capitano di Fly CD. Una battuta, proseguo. Niente, Fly CD si propone di dare la possibilità a persone affette da diabete inizialmente nella primogenia di Fly. Con CD abbiamo deciso di ampliare questo messaggio, di portarlo ai massimi livelli, insomma, diciamo col Giro E, per quello che sono le nostre possibilità, e dimostrare che con il ciclismo, insomma, si possono curare o agevolare diverse patologie, diabete di tipo 1, di tipo 2, cardiovascolatorio, eccetera eccetera. Insomma, ci saranno tanti pazienti, medici che ci porteranno delle testimonianze, e niente, per noi è un piacere essere qua, grazie. Ferrari, Tim Balsier, un altro ex professionista come Amedeo. Sì, è un'altra esperienza. Dopo l'anno scorso Valsino si è riproposta di fare questo giro, sicuramente c'è grande entusiasmo, è un'iniziativa importantissima e anche per il team una visibilità importante, quindi cerchiamo di fare il nostro meglio e far divertire i nostri ospiti. Che è la cosa più importante. Team Radstad. Roberto Chiozzotto, buongiorno a tutti. E grazie a Ramstad, grazie a Giro E, grande vetrina, avremo tanti ex pro anche noi nella nostra squadra. Mi auguro sia un divertimento per tutti, soprattutto agli ex colleghi, e un buon giro a tutti voi, a tutti i componenti delle squadre e a voi spettatori che avrete il piacere di godere di un giro veramente fantastico. Grazie. Grazie a te. Buonasera a tutti, io sono Andrea Ferrigato e correrò per Trenitalia. Qual è la migliore simbiosi tra il treno e il ciclismo, dove i gregari si uniscono per portare alla vittoria il proprio capitano? Quello che faremo noi di Trenitalia sarà quello di supportare al meglio i clienti, i ragazzi che pedaleranno con noi, farli divertire in sicurezza. Vi ringrazio. Moreno Moser.
Buonasera a tutti. Niente, come l'anno scorso, di certo il nostro obiettivo come team RCS è quello di far divertire gli ospiti, di far vivere loro la migliore esperienza. Insomma, per me l'anno scorso la più grande vittoria è stata vedere gli ospiti arrivare senza grosse aspettative e poi vederli stremati dall'arrivo, ma con lacrime di gioia e commozione per la consapevolezza, insomma, di essere riusciti a superare i propri limiti e ad aver scalato vette probabilmente impossibili senza la bici elettrica. Quindi quest'anno l'obiettivo sarà lo stesso. Tra l'altro tu torni sul luogo del delitto, sulle strade bianche, no? Come tornerai sul luogo del delitto, sulla strada bianca. Esatto. Ha vinto, esatto. È stato l'unico italiano a vincere le strade bianche. Esatto, anche se partiremo dal Piemonte, dove forse ho subito la mia più grande sconfitta in Giro d'Italia quando ho fatto secondo a Pinerolo, beffato da Trentino. Benissimo, Patrick Martini di Toyota. Beh, buonasera a tutti, io per il terzo anno consecutivo ho il grande onore di rappresentare il brand Toyota, paladina da sempre della mobilità elettrica, ma soprattutto del rispetto per l'ambiente. Noi siamo gli ambasciatori di questo rispetto per l'ambiente, andiamo in Italia, giriamo l'Italia proprio per diffondere questo meraviglioso messaggio che Toyota, insomma, lo diffonde sempre di più. E quindi, che dire, è un onore. Io di solito, chi mi conosce, insomma, giro le montagne di tutta Italia con Toyota, non vedo l'ora di salire, non vedo l'ora. Di montagne ce ne sono, da Campo Felice al Zoccolan, Alpe Susa, no, Susa no, scusate, Alpe di Sesa, Alpe di Mera, insomma, ce n'è da togliersi la voglia, quindi aspetto le montagne. C'è da pedalare un altro veterano del Giro e grande professionista Max Lehmann, di Menit. Buonasera a tutti, niente, faccio parte del team Menit, il terzo anno sta benissimo. Sono super motivato, Enit ha 28 sedi nel mondo, dunque abbiamo giornalisti, influencer che vengono da tutto il mondo. Il mio compito è quello di, diciamo, il nostro compito è quello di controllare che tutto si svolga al meglio. Poi è chiaro che nel finale c'è un po' la competizione, però insomma il nostro obiettivo è quello di far divertire questa gente e far parlare bene di questo evento che secondo me è unico nel mondo. Il capitano del team Mediolanum, che è l'unico team che ha la caratteristica che cambia il capitano ogni giorno. Esatto, noi siamo Banca Mediolanum. Del team Banca Mediolanum, che cambieremo i nostri corridori tutti i giorni avremo 6 corridori diversi e siamo qua pronti a battagliare con i colleghi per rendere una gara molto emozionante e ripetere la bella esperienza dello scorso anno. Grazie. Grazie. E chiudiamo con un campionissimo, Andrea Taffi, grande uomo da grandi classiche, che ha già partecipato al Giro E. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io ho fatto 2 anni fa il Giro E, lo scorso anno no, però mi sono riproposto insieme a questo team ungherese Power, e siccome tengono moltissimo per quanto riguarda le green, quindi noi dobbiamo essere i giusti diciamo portatori di energia pura nel mondo, e quindi penso che questo sia il palcoscenico più giusto per poterlo valorizzare. Grazie a tutti, buon divertimento. Facciamo un augurio. Bravo che l'hai detto. Tanti auguri al campione. Adesso vi chiedo per cortesia se voi vi mettete, vi fate su 2 ali, perché vi presentiamo. Attenzione a non cadere, vi presentiamo il vostro oggetto del desiderio, l'oggetto del desiderio delle vostre squadre, cioè le maglie. Il Giro E, come il Giro d'Italia, vive su questo gioco, da noi un gioco, quella è una sfida, della conquista della maglia. Allora, vediamo, lanciamo il video delle maglie, ma vediamo anche fisicamente le maglie del Giro E 2021. We'll be right back.
Ce n'è per tutti i gusti ed ovviamente mi riferisco alle maglie e non alle nostre signorine. Allora, campioni, voi vi siete già fatti un'idea di quale preferite? A che cosa puntate? Maglia? Dai, di. Beh, noi siamo, diciamo che la maglia bianca dei giovani sicuramente potrebbe essere quantomeno un obiettivo, ecco, visto che la condizione insomma di venire deve crescere con le tappe, oppure con la master, perché no, voglio cuore, vediamo. La master è molto interessante. Le maglie le avete viste descritte, c'è la maglia arancio che è quella della classifica generale, il leader della classifica generale. Queste maglie saranno indossate dai capitani nella tappa in cui viene conquistata. E se un team possiede due maglie viene indossata al secondo in classifica. La maglia viola della classifica sprint che viene in X, la maglia arancio viene, la verde di Trenitalia è la classifica prova speciale. Maglia rossa, classifica regolarità ACI, la maglia bianca, ultimissimo uomo, leader classifica giovani, e la maglia della leader classifica master, la maglia gialla, alla quale punta l'olio cuore, alla quale punta Tabini, che non ci sembra tutto tranne che un master. Bene, noi vi ringraziamo, la presentazione è finita, ma ringraziamo anche e soprattutto chi ci ha consentito di essere qui, quindi Italy Green Pea che ci ha ospitato. Vi invitiamo a bere qualche cosa, a conoscere i capitani del vicino a Green Pea, dove adesso ci trasferiremo. Dobbiamo citare doverosamente anche la bici del Giro E, che è la Bianchi, Aria e Road, che è lì, e a tutti voi che siete venuti. Appuntamento sulle strade del Giro E. Grazie.